amici sportisti appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Di fronte Don Carlo Misilmeri e Folgore Castelvetrano, ultima gara del mese di marzo per il girone di eccellenza. Il passaggio che viene toccato involontariamente da Lavardera. Lavardera arriva sul pallone, la sterzata, Lavardera! La palla che esce dopo una deviazione, forse l'ha presa Pizzolato, calcio d'angolo. Cerca e trova Lovisi, spalla alla porta il 10. Ancora il cross, colpo di testa, salvataggio miracoloso di Pellegrino sulla zuccata di Sant'Angelo. Alla prova a liberarsi, poi ancora lancio in avanti sulla Francesca che la fa scendere. Evita Pellegrino, propone questo cross di Mancina, ala di testa, palla alta, iniziativa tutta dei giovani della Folgore. Avanza Lavardera. Miriziano corre sulla destra, poi converge ancora Miriziano, mette in mezzo, Matera controlla, Cerniglia arriva sul pallone, calcia Pavisic! Palla fuori, ma qui gol divorato da Pavisic. Pallone sul secondo palo di testa Matera. Romano. Per via centrale Cerniglia, controllo, può anche cercare la porta, in effetti la cerca, tiro centrale, para, Pizzolato. La battuta direttamente verso la porta, non riesce a correggere Pavisic, occasione Don Carlo. Prova a passare per via centrale, Ciulli, buono quel disimpegno. Cerca compagnia a servire, decide di lanciare perché ha dettato il passaggio Matera. Matera con la sterzata, Matera al tiro, traversa! La palla rimane lì, Pavisic in qualche modo prova a girarla, ma che palla, gol per Matera! Chinnici cerca la fiondata, blocca Pizzolato in due tempi, rischia tantissimo. Fisca l'arbitro. Chinnici verso il centro, palla messa fuori, poi prova ad arrivare Lavardera che anticipa. Lavardera mette in mezzo Cosentino, non inquadra la porta anche per la deviazione di Giuffrì da calcio d'angolo. Lancio dall'altra parte, il controllo di Maniscalco, poi Sheriff riesce a portargliela via, ci riesce Lavardera che poi la gioca subito su Ricciulli e c'è superiorità su questa fascia per la Don Carlo. Ricciulli, contrasto, calcio di punizione dal limite, tra l'altro qui il direttore di gara ha anche fermato il gioco. Alla fine ammonizione per Ricciulli per protest. Punizione per la Don Carlo sulla palla Chinnici, palla che spiove spizzata e qua Pizzolato ha salvato ancora Chinnici questo calcio d'angolo. Pallone che spiove Pizzolato sulla testa di Cosentino. Quella Vardera, riscodella in mezzo, colpo di testa di Bertoglio, Pavisic al 94esimo, Santiago Pavisic. Che è anche rimasto a terra, ma ha segnato un gol importantissimo, è il gol del vantaggio. La battuta, palla che viene fatta scorrere ed è finita la Don Carlo Misilmeri, grazie a Pavisic, batte la Folgore Castelvetrano per 1-0, all'ultimo respiro passa la squadra di Napoli.